Ci ritroviamo nella sala stampa Erminio Delia per presentare la partita Nardò-Gravina, seconda partita consecutiva in casa prima del girone di ritorno. E con noi, oltre al mister Foglia Manzillo, abbiamo il DS Andrea Corallo, l'ultimo arrivato in casa Granata, che fra poco presenteremo, Emanuele Trofo. Sala stampa con noi, intervenuti Vincenzo Congedo di Colpo di Tacco, Alex Capoti di Calcio Web Puglia, Annalisa Quarante della Gazzetta del Mezzogiorno e Marcello Crepi del Quotidiano. Sotto con le domande, ragazzi. Allora, mister, buon anno. Insomma, come iniziamo questo 2020? Innanzitutto vediamo con un nuovo arrivo, quello che forse aspettava per concludere, diciamo, per definire la sua rosa. Sì, Emanuele Trofi è una bella sorpresa che abbiamo avuto quest'oggi perché è un giocatore che conosciamo, è un elemento che ci darà sicuramente una grande mano, pur essendo un 95, di fatto sarà uno dei più esperti di questa squadra, per cui sta anche bene fisicamente, l'abbiamo visto oggi, quindi sono contento di questo acquisto, che va a chiudere un discorso di centrocampo, va a chiudere un discorso di over. È chiaro che come under siamo ancora pochini, siamo rimasti con 2-2001, quindi è chiaro che serve ancora qualcosa in fatto di under, però il mercato è praticamente si è aperto ieri, quello dei professionisti, quindi ci servono un paio di ragazzi, però come over con lui abbiamo, credo, concluso. Mister, guardando un po' tutto il panorama del girone H, quindi con tutti gli innesti che hanno caratterizzato le altre squadre, che idea si è fatto? Insomma, la lotta dietro abbiamo capito che sarà complicata fino alla fine. Chi secondo lei potrà comunque si è rinforzato e potrà dire la sua in un discorso salvezza? Ma guarda, io ti dico che non voglio dire la cosa sia ancora maggiormente complicata perché anche noi siamo cresciuti, però ci troviamo di fronte a squadre che si sono rinforzate e neanche di poco. Prendiamo la Fidelissandria, ha preso due signor difensori come Dorsi e Lanzolla che sono nel panorama di Serie D tra i migliori, così come anche la Gelbi sono a sorpreso. Preso Simonetti e Tedesco davanti, poi aveva preso Corso, che è un centrocampista centrale tra i più forti in assoluto della categoria. Purtroppo, dopo mezz'ora della prima gara, si è infortunato gravemente. Il giorno dopo ha preso Gori, un altro grandissimo centrocampista. Quindi, voglio dire, le altre non sono state ferme, si sono rinforzate. E se pensiamo che al penultimo posto c'è il Francavilla Insigni, che secondo me è una grandissima squadra, rendiamoci conto che ci troviamo di fronte a un'impresa che dobbiamo fare, ma che però nell'ultimo mese pare che questa squadra voglia fare. Posso fare una domanda, Andrea? Quest'anno che margini di manovra ci sono stati per il mercato? Forse qualcosa in più rispetto all'anno scorso? Beh, quest'anno diciamo che rispetto all'anno scorso abbiamo fatto qualche operazione di più, soprattutto in entrata. Abbiamo compensato qualche uscita, tipo Acquaro, tipo Aina, che comunque sono stati messi in lista di svincolo. Li abbiamo, diciamo, sostituiti con tre giocatori, ultimo Emanuele, che va, come ha detto il mister, va a chiudere la rosa degli over in mezzo al campo, quindi abbiamo fatto qualche operazione in più. È chiaro che rispetto all'anno scorso, probabilmente dove la situazione di classifica era diversa, quest'anno siamo intervenuti perché, come parlavamo prima, insomma, da un po' di tempo con il mister, la maggior parte delle squadre, specialmente quelle che lottano per non retrocedere, hanno fatto delle operazioni abbastanza importanti per cercare di ottenere una salvezza che in questo girone H della Serie D forse è più difficile da quando io me lo ricordo, chiaramente diventerebbe un successo veramente importante per noi. Quindi l'Andria ha stravolto tutto, ha cambiato allenatore due volte, hanno cambiato due squadre, la stessa Gelbi, insomma, ormai il Francavilla Insigni, il Grumento, insomma, si sono tutte rinforzate, anche la Mocerina secondo me ha fatto un mercato importante, quindi tutte squadre che si sono rinforzate. Noi abbiamo cercato di fare del nostro meglio,
cercheremo di fare qualcosina altra, soprattutto per quanto riguarda gli under. Si è chiuso il mercato dei dilettanti, ma a gennaio si è aperto quello dei professionisti, c'è la possibilità di prendere dei ragazzi che possano aiutarci. Di sicuro siamo attenti e valuteremo i profili che riterremo validi per questo progetto, anche considerando i ruoli e tutto quello che è. Quindi siamo determinati e aspettiamo sul mercato la cosa giusta, ancora credo che non sia finito. Ed Emanuele, poi nuovamente a Mise. Insomma, è tornato perché si è cresciuto qui e che Nardo stai ritrovando? Guarda, per me è un ritorno. Ritorno perché 6 anni fa, quando venne a Nardò, non ero il trofeo al 100%. Entravo dall'infortunio e quindi con Andrea, il direttore, mi sono sentito e subito accettato. Anche se avevo tante richieste, però diciamo che per me è una rivincita, perché ritornare qua significa fare bene. E quindi oggi ho fatto il primo allenamento e la squadra, siamo tanti tanti giovani, ma con tanta voglia di dimostrare e di migliorarsi. Veramente c'è tanta fame e quindi questa è una cosa molto importante. E della mia scelta non sono contento, ma di più, contentissimo. Parlando anche col presidente, sono veramente, veramente soddisfatto. Ci puoi riassumere un po' la tua carriera e le tue caratteristiche tecniche? Sì, io ho giocato, iniziato a Nardò, poi sono stato con l'Agra, ho assunto 2 campionati di D, con l'Agra, Cassi e Siracusa. Sono San Benettese, Aversa, Normanna, Frattese, tutte D. E poi per quanto riguarda il mio ruolo, sono centrocampista alla mezzala, ho giocato davanti alla difesa. Ma posso giocare a 2, per me l'importante è giocare lì in mezzo. Quella. La Frattese ha segnato gli 11 gol, non ho visto, ha segnato 2 gol. 2 gol, sì, si gioca 2 gol. Sì. Mister, però domenica arriva il gradino, no? Abbiamo 2 squalificati, quindi insomma ci sarà qualche trofo, potrebbe anche sortire anche lui. No, per primo minuto vediamo, perché essendoci la squalifica di 111, è chiaro che dobbiamo compensare questa assenza con un over dietro, perché abbiamo stranieri e colonne. Di conseguenza i posti per gli over a centrocampo da 3 diventano 2, quindi vediamo questo, vediamo, lo vedremo domani mattina. Diciamo che sono 2 assenze pesanti, perché sono 2 che stanno giocando con grossa continuità, sia Cancelli che 111, però adesso abbiamo l'organico, numericamente ci siamo. Quindi vediamo domani, rifinitura, non ci sarà problema insomma a sostituirlo. Mister, cosa teme più del Gravina? Considerato che questa è la partita dopo le feste. Sì, è una partita un po' particolare, perché dopo le feste bisogna vedere chi ci arriva meglio a questa gara. Noi ci siamo allenati abbastanza bene durante questo periodo, soltanto Camarà gli abbiamo dato, diciamo, la possibilità di ritornare a casa. Erano 7 anni che non tornava a casa, quindi è stato qualche giorno in più fuori. Tutti gli altri sono stati qua, hanno lavorato, una febbre uno, una febbre un altro, insomma, vabbè, questo virus è girato, però fondamentalmente da un punto di vista fisico abbiamo lavorato molto bene. Quindi cosa temo del Gravina? Il Gravina è una buonissima squadra, che le ultime domeniche non ha raccolto tantissimi punti, ma solo perché ha giocato contro grandi squadre. Pareggio col Casarano, pareggio col Cerignola, poi ha fatto grandi partite sia a Foggia che a Taranto, quindi è una squadra che fuori casa si esprime molto molto bene. Quindi dobbiamo essere molto intelligenti domenica, dobbiamo attaccare ma con giudizio, senza esporci ai loro contropiedi, perché contropiede è una squadra micidiale, e quindi dobbiamo avere pazienza domenica e dobbiamo chiudere tutti i varchi, perché tra Santoro, Bozzi, Ficarra e chi più ne ha più ne metta dal centrocampo in su sono fortissimi, quindi dovremo attaccare ma con giudizio. Non abbiamo mai vinto in casa con Cremina, questo andrebbe stato. E questa è una cosa positiva. La legge dei cantino prima. Sì, è una squadra diversa rispetto a quella che ha incontrato la prima giornata.
Ma prima giornata, guarda, non tanto perché comunque gli uomini sono quelli là. Hanno preso due argentini che all'andata non c'erano, però poi a centrocampo. Però fondamentalmente gli altri sono rimasti quelli. Giocavano con un altro modulo, adesso stanno giocando col 3-5-2, ma una squadra molto duttile, nel senso che spesso il mister passa dal 3-5-2 al 4-2-4, 4-3-3, quindi anche domenica magari cambieranno tanto. Però fondamentalmente i giocatori sono quelli. E questa, voglio dire, è un pericolo in più, perché vuol dire che hanno qualche automatismo ben rodato da 4-5 mesi di allenamento. Si può fare una domanda da Brentano? Dimmi. Si può dire che un successo della sessione di mercato è stato anche trattenere giocatori richiesti da altre squadre? Sì, è vero, ci sono stati, insomma, i nostri ragazzi hanno fatto bene, sia gli under che qualcuno più grande ha fatto bene, chiaramente sono arrivate delle richieste, non è un mistero. Devo dirti che oltre alla nostra volontà e a quella del mister, che è stata comunque importantissima, ti dico che anche i ragazzi non hanno voluto, insomma, abbandonare il progetto, perché poi è chiaro che questo spogliatoio è diventato veramente bello da vivere, quindi molti dei ragazzi che avevano delle qualità di base comunque, perché lo sapevamo, in questo spogliatoio si sono ritrovati ad essere, diciamo, da under giocatori importanti, quindi hanno voluto sposare in pieno questo progetto e questo a noi non può che farci piacere, quindi ripeto, oltre alla nostra volontà e alla volontà del mister, c'è da dire che molti di questi ragazzi hanno voluto continuare a sposare il progetto Nardò ed è una cosa che ci rende veramente, veramente orgogliosi, quindi è stato importante questo per dare la prova, se ce ne fosse ancora bisogno, che questa società e questa squadra e questo staff tecnico non lasceranno nulla di intentato per raggiungere un obiettivo che forse i ragazzi hanno capito essere più importante di noi, quindi questa è una cosa che mi fa ben sperare, per chi vive ogni giorno il campo, lo spogliatoio, la si respira quest'aria. Quest'area di appartenenza, quest'area di voglia, che forse ti limita anche, cioè ti fa passare in secondo piano qualche limite tecnico che magari con la voglia, con la gioventù e con questo spirito, ripeto, di appartenenza siamo riusciti a sopperire. Era un percorso che all'inizio dell'anno ci auguravamo potesse succedere quanto prima, e grazie soprattutto al lavoro del mister, al lavoro del suo staff e anche a qualcuno di più esperienza dello spogliatoio, questo percorso finalmente sta dando i suoi frutti, quindi è stata importante la nostra volontà, ma soprattutto anche quella dei ragazzi. Questo ci Andrea, tengo a mi sottolineare. permetto di aggiungere una cosa sul discorso che stai facendo. Hai giustamente detto che sono valori che sono emersi nel gruppo, ma che non nascono casualmente, secondo me. Ci sta un lavoro dietro del mister, dello staff tecnico, ma anche un'attenzione quotidiana dietro questi ragazzi che si sentono, Sì, sicuramente quello c'è. non gli Tu. occhi addosso, ma quantomeno quelle coccole, chiamiamole così, societarie che ci sono sempre Guarda, di attenzione. io credo che su questo sono d'accordo, perché è chiaro che poi non è un mistero che la nostra sia una squadra abbastanza giovane o relativamente giovane, con qualcuno di esperienza. Così come avevamo detto all'inizio, quello è il nostro percorso e non possiamo fare qualcosa di diverso in questo momento. Quindi io credo che lo spogliatoio, nonostante ci sia questa giovane età, si sia ricompattato forse proprio nel momento di maggiore difficoltà, che per noi probabilmente è stato quando c'è stata quella, non dico contestazione, quella presa di posizione da parte dei tifosi, no? Allora noi lì, secondo me, per quello che vivo lo spogliatoio, la squadra ha preso atto che forse stavamo perdendo qualcosa di veramente importante per noi, che è il nostro pubblico, perché una squadra di ragazzi, una squadra giovane, che la maggior parte viene da settori giovanili, messa in un contesto di Serie D, delle difficoltà ci sono, inutile negarlo. Quindi quando la squadra si è resa conto che stavamo deludendo, ecco, non tanto noi come società, perché noi con insieme a Mister ci abbiamo sempre creduto in questo gruppo, quando si sono resi conto che stavano deludendo un po' la piazza, in quel momento il gruppo si è ricompattato veramente. Hanno capito quanto il lavoro di ognuno, che sono stati messi in un mosaico, ogni pezzo è stato messo al posto, noi abbiamo cercato di farli sentire a casa, di non fargli sentire questo passaggio magari, no, da settori giovanili nella prima squadra, quando hanno capito che stavano deludendo un po' a livello di risultati, non certo di impegno, forse lì ci siamo sbloccati. E quindi la squadra ha preso consapevolezza dei propri mezzi, è iniziato a venire qualche risultato, che chiaramente dà autostima,
fa crescere i ragazzi, ti permette di lavorare anche in maniera più serena, e questo insieme a tutto il lavoro fatto durante la settimana dal mister sul campo, dal preparatore, dall'allenatore in seconda, ci sta permettendo di fare, di avere più fiducia in quello che sarà il futuro, e questo è stato il percorso. Secondo me la chiave è da ricercare lì, secondo me, io sono convinto che sia questo. E la cosa positiva, come ha detto il mister, è che durante queste feste, quando ci può essere un po', no, di attenzione in meno, magari qualcuno con la testa sta alle vacanze, qualcuno, qualche sirena di calciomercato che arriva, un po' ti portano fuori strada, la squadra, devo essere onesto, ha sempre mantenuto un ritmo e una condotta sempre perfetta, cioè anche durante gli allenamenti i ragazzi, insomma, vanno a mille, quindi questo ci fa lavorare veramente in maniera serena. Ha permesso anche ai nuovi arrivati di inserirsi subito in uno spogliatoio sano, un nuovo arrivato si inserisce subito, quindi di questo siamo contenti, ci lascia ben sperare. È chiaro che mi auguro che i risultati diano fiducia e diano, insomma, autostima a questo gruppo. Buonasera, mister. Lui è bravo a dare le risposte prima alle domande, perché stavo facendo le domande proprio per avere le risposte. Ti ho anticipato. Sì, da una situazione crepuscolare, con anche l'umiltà del presidente ad ascoltare tutta la rivolta del pubblico, quando stavamo proprio male, abbiamo avuto questi risultati che hanno portato un po' di luce. Visto questa reazione, lei si sente di dire che il Nardò si salverà senza play-out? No. Sarei prendere in giro la gente. Io dico sempre che siamo quintultimi a un punto dalla salvezza diretta, ma qualora l'assistente avesse tenuto la bandierina bassa l'ultima partita saremmo stati penultimi. È tutto un gioco di centimetri, di secondi, di frazioni, è una linea sottile, 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 sottile. Noi dobbiamo sapere che abbiamo fatto una grande impresa l'ultimo mese, però non ci dobbiamo dimenticare i primi quattro, dove abbiamo fatto 9 sconfitte su 12. Allora se partiamo da quello, allora possiamo salvarci. Con play-out, senza play-out, può accadere di tutto. Però adesso illuderci che siamo diventati più forti, andiamo fuori strada. Domenica giochiamo contro una squadra fortissima e quindi dobbiamo renderci conto soltanto di questo, partita dopo partita, poi quello che verrà, perché se io penso che se oggi finisce il campionato il Francavilla Insigne retrocesso diretto, impazzisco, perché per me è una grandissima squadra. Quindi rendiamoci conto che questo è un girone incredibile dove questi ragazzi stanno andando non dico oltre le loro qualità, ma stanno facendo quasi il massimo. Dico quasi il massimo perché si può sempre migliorare. Però adesso pensare ad una salvezza diretta, secondo me non sbagliamo ad andare troppo avanti. Io ho detto step by step, cioè scrolliamoci di dosso gli ultimi due posti, cerchiamo di consolidare una posizione play-out. Consolidata quello, vediamo di attaccare la posizione play-out per giocarlo in casa. Consolidata quella, proviamoci. Vediamo di buttarne 6 dietro. Però un passo alla volta. Pensarci adesso alla 17ª, secondo me andare oltre. Questi ragazzi sono riusciti a costruirsi una grande classifica partita dopo partita. E così dobbiamo continuare così su questa squadra. Strada. Esiste solo il Gravina, tutto il resto non esiste niente, esiste solo il Gravina adesso. Piccolo dato statistico, il Naldo ha fatto saltare 3 panchine dall'inizio dell'anno. Si sente in colpa? No. Mancini, Pavarin, l'ultimo è stato con Geni del Premio. No, vabbè, no. Senza contare quante altre complicazioni. Purtroppo ne saltano troppe, abbiamo fatto il calcolo, no? Sono saltate credo 11 panchine in 11 giornate, purtroppo la colpa è sempre nostra, quindi... Non è saltata la panchina nell'ultimo classifico. Sì, vabbè, di questa ne abbiamo parlato, purtroppo se la prendono sempre con gli allenatori, quando la colpa non sempre è nostra, però... Questo vuol dire che quando si ha fiducia attorno non si aspetta per qualsiasi risultato immediato, no?
No, abbiamo parlato l'altra volta. Secondo me l'allenatore deve andare via soltanto quando la società si rende conto che lui non lavora bene durante la settimana o quando ha perso di mano la squadra, il polso della situazione. Questi sono i due motivi per cui un allenatore deve essere esonerato, non perché tu prendi il palo e l'altro segna su autorete, insomma, questo è... Va bene. Buonasera. Grazie.